Nessun rispetto per i morti, violata la cappella del cimitero. Il camposanto di Capannori è diventato terra di conquista per vandali e personaggi senza scrupoli né rispetto. Ecco i nuovi protocolli per la sicurezza nei comuni. Aumenta la rete di videosorveglianza per la sicurezza dei territori, siglati in prefetture, protocolli d'intesa con Sillano Giuncugnano, Minucciano, Lucca, Porcari e Viareggio. Villa e Castiglione non si fonderanno. Alla luce dei risultati del referendum, la regione toscana ha definitivamente respinto la proposta di fusione fra i due comuni garfagnini. Vigili del fuoco devono lavorare in sicurezza. Nel suo tour in giro per le caserme di tutta Italia, Antonio Brizzi, segretario nazionale del sindacato autonomo Conapo, ha fatto tappa a Lucca nella sede di San Marco. La Virtus e le sue 11 sorelle, definito il quadro delle 12 squadre che parteciperanno alla finale oro di Modena, esclusa Benevento, al suo posto il Cus Palermo. Lucca punta alla salvezza, in forte dubbio però il triplista Jan Lucia. Panariello non scherza, lo challenge provinciale, il nipote del celebre comico, trionfa a Borgo a Mozzano nella prima delle quattro prove in calendario. In campo femminile vince Martina Paladini, il 24 si replica sull'altopiano delle Pizzorre. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi, che apriamo con un servizio di quelli che veramente devono farci riflettere su quello che ormai siamo e quello che ci circonda quotidianamente. Seguite il servizio. Dopo i ripetuti furti di rame, addirittura di vasi e statue, il cimitero di Capannori torna ad essere protagonista di una vicenda legata al degrado, a vandali e personaggi senza scrupoli né coscienza né tantomeno rispetto per i nostri morti. Le porte delle cappelle all'ingresso principale sono state forzate e quello che dovrebbe essere un luogo destinato ad accogliere le bare con i defunti in attesa di tumulazione è diventato un rifugio per disperati che probabilmente ci dormono, che sicuramente lo usano come se fosse un bagno, visto che il pavimento è ricoperto di rifiuti ed escrementi. Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto inoltre diverse segnalazioni relative all'incuria cui è abbandonato il Camposanto, dove i vialetti e addirittura le tombe sono stati invasi dalle erbacce, in alcuni casi alte quasi un metro. Una situazione che è stata segnalata direttamente al sindaco di Capannori, Luca Menesini, che è intervenuto personalmente, visto che quando siamo andati al cimitero con le telecamere per documentare lo stato di degrado, abbiamo incontrato gli operai intenti a tagliare l'erba e riportare l'ambiente ad uno stato accettabile. Un intervento per il quale i cittadini che ce l'avevano segnalato ci tengono a ringraziare Luca Menesini. La paracadutista 27enne originaria di Lucca è rimasta gravemente ferita. Nella giornata di martedì a Carpegna svolge mansioni di assistenza sanitaria presso il 187esimo reggimento della Folgore di Stanza a Livorno. Dalla Folgore non arrivano commenti ufficiali, ma tra i commilitoni e gli ufficiali della caserma Vannucci, dopo una prima fase di sgomento per la notizia dell'incidente, adesso trapela e affiora ottimismo. Firmati 5 nuovi protocolli per la sicurezza sul territorio della provincia di Lucca. Si amplia la platea dei comuni inseriti nella rete di videosorveglianza per la sicurezza dei territori. Sono stati infatti siglati in prefettura i protocolli d'intesa con i comuni di Sillano Giuncugnano, Minucciano, Lucca, Porcari e Viareggio. Questi accordi sono volti a sviluppare strategie congiunte tra prefettura, forze di polizia e amministrazioni comunali per il miglioramento della sicurezza dei cittadini e il contrasto di ogni forma di illegalità. Sì, in effetti questo finanziamento governativo che consente l'ampliamento della rete di videosorveglianza anche in questa provincia aiuterà moltissimo, essendo possibile collegare le telecamere con le sale operative delle forze di polizia, aiuterà moltissimo sia l'attività di prevenzione sia quella, devo dire, di polizia giudiziaria. Quindi siamo contenti che tutti i sindaci della provincia, moltissimi sindaci della provincia, abbiano aderito a questi protocolli. In particolare per quanto riguarda Lucca, le nuove telecamere interesseranno le sortite San Frediano e San Colombano e l'area di Piazzale Ricasoli. Mentre per quanto riguarda Porcari è stato firmato dal sindaco Fornaciari anche il protocollo per l'attivazione del controllo di vicinato. La tecnologia non sostituirà mai l'uomo, quindi mai le telecamere sostituiranno la presenza delle forze di polizia, che sarà sempre e comunque intensa nei limiti delle nostre possibilità.
Come dicevo però, avere delle segnalazioni da parte dei cittadini che devono aiutarci, diciamo, a proteggerli, e qui accenno al controllo di vicinato, quindi l'apporto dei cittadini ci consentirà di andare in modo mirato a reprimere o a prevenire alcuni reati sul territorio, quindi farà da effetto moltiplicatore della presenza delle forze di polizia sul territorio. A seguito di una indagine della Procura, i rumori e i cattivi odori dalla nuova sede operativa di Sistema Ambiente a San Pietro a Vico finiranno al centro di un processo per disturbo del riposo delle persone e getto pericoloso di cose. Queste le ipotesi di reato per le quali sono stati citati direttamente a giudizio il presidente di Sistema Ambiente Matteo Romani e Roberto Paolini, quale procuratore speciale dell'azienda. L'udienza è fissata per il prossimo 13 ottobre. Si apre uno spiraglio per la Leone XII. Sembra avviata ad una soluzione la vicenda relativa all'asilo nido e alla scuola materna Leone XII, costretta a traslocare a causa dell'intervento che interesserà tutto il complesso dell'Istituto Paladini Civitali. La chiusura del plesso scolastico, con il relativo spostamento di alunni e insegnanti, si è reso necessario a causa delle nuove normative in merito al rischio sismico degli edifici destinati a scuole, normative per le quali dovrà essere eseguito un intervento da più di 12 milioni di euro. Durante l'assemblea con i genitori dei bambini della struttura privata, il gestore ha comunicato la disponibilità di un immobile in viale Matteo Civitali, immobile sul quale in questi giorni saranno eseguite una serie di verifiche. Purtroppo trovare 600 metri, la capisco, anche il comune che non c'è niente sulla piazza, ora ci ha sistemato per arrivare fino al 15 luglio in due strutture, diciamo, buone. Poi io avevo un po' di contatti con un signore che ha una proprietà già a scuola, e quindi questo signore si è reso disponibile ad affittarcela, e quindi se ce l'affitta, se possiamo andarci con le autorizzazioni, con tutto, stamani abbiamo fatto i sopralluoghi con l'ingegnere nostro, con l'ingegnere suo, e dobbiamo sentire in comune quello che ci dicano, se possiamo andare, noi per settembre siamo pronti a andare di là. L'amministrazione comunale si è attivata fin da subito per trasferire i bambini temporaneamente in due strutture alternative e sta continuando il lavoro anche per individuare una sistemazione a lungo termine nel caso la soluzione prospettata dal gestore non dovesse andare in porto. Sono aperte molte strade su cui stiamo lavorando come amministrazione e su cui sta lavorando anche il gestore dell'Istituto Leone XII. Sicuramente sarà trovata una soluzione che possa rispondere alle esigenze di queste famiglie, perché da parte nostra è importante continuare a far vivere i servizi che sono necessari per le prime fasi dell'infanzia. Il nostro territorio non perderà questi servizi. Apriamo la pagina politica. No alla fusione tra i comuni di Castiglione Garfagnana e Villa Collemandina. Castiglione e Villa rimarranno comuni separati e distinti. È stata infatti licenziata dalla Commissione Affari Istituzionali della Regione Toscana, con parere contrario unanime, la proposta di legge della Giunta regionale per l'istituzione del comune unico di Villa di Castiglione, per fusione dei comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina. In commissione è stato preso in considerazione l'esito del referendum consultivo. Gli aventi diritto al voto nei due comuni erano 3.153, i votanti sono stati 1.534. I cittadini che si sono espressi in modo favorevole alla fusione sono stati 815, 710 quelli contrari. Nel dettaglio, nel comune di Castiglione Garfagnana, su 998 votanti, erano stati 473 i sì e 517 i no. A Villa Collemandina, su 536 votanti, i sì erano stati 342 e i no 193. Il presidente Giacomo Bugliani ha spiegato che la commissione ha ritenuto di licenziare con parere contrario questa proposta di legge in quanto ben al di fuori dei parametri stabiliti dalla risoluzione 39 del 2016, che intendeva come necessario un voto favorevole di almeno i due terzi delle popolazioni interessate. Un contratto giusto e una sede adeguata per i nostri vigili del fuoco.
un contratto di lavoro adeguato al tipo di servizio che garantiscono, oltre a sedie e mezzi in linea con le necessità dettate dagli interventi. Nel suo tour in giro per le caserme di tutta Italia, il segretario nazionale del CONAPO, sindacato autonomo cui sono iscritti soltanto vigili del fuoco operativi, ha fatto tappa a Lucca nella sede di San Marco. L'obiettivo di CONAPO è superare il frastagliamento delle sigle sindacali di categoria, ma anche lanciare l'allarme sulle varie problematiche cui tutti i giorni devono far fronte i nostri vigili del fuoco. Per quanto riguarda Lucca, un fattore increscioso naturalmente che mi hanno segnalato è la sede di servizio, che naturalmente è in un certo senso un cantiere, forse in certi posti anche pericolante. Spero che il prefetto di Lucca intervenga in primis, il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco in primis, nel ristrutturare immediatamente la sede di servizio, renderla sicura non solo ai Vigili del Fuoco, ma anche ai cittadini che accedono agli uffici. Il rischio è alto. Siccome il comandante questa mattina ci ha riferito che questa caserma potrebbe addirittura essere venduta dalla provincia, ecco, io invito gli organi del corpo, il comando, che si attivi per l'acquisto, acquistare dalla provincia la sede di servizio e immediatamente ristrutturarla. È partito l'allestimento del palco del Summer Festival. Fervono in Piazza Napoleone i lavori per l'allestimento delle tribune del palco del Summer Festival. Come anticipato nelle scorse settimane, appena chiuso il cantiere per il rifacimento della pavimentazione adiacente Palazzo Ducale, la macchina del Summer si è immediatamente attivata. Quasi ultimato il montaggio delle strutture delle tribune, con i 7 flybox climatizzati e quello del quartier generale di Cortile degli Svizzeri, oltre agli uffici posizionati di fronte all'Istituto Passaglia. La prevendita per la 21esima edizione del Lucca Summer Festival è già arrivata a quota 70.000 biglietti venduti, per un cartellone che anche quest'anno si presenta stellare, con la punta di diamante del concerto all'ex Campo Balilla, dove si esibirà Roger Waters. E ora può partire ufficialmente il conto alla rovescia. Dopo la data inaugurale del 23, il primo appuntamento è per il concerto di Caparezza, in programma il 27 giugno. E a proposito del Summer Festival, anche Giovanni Torre, 56 anni, ex assessore comunale a Lucca e tributarista, morto nel tardo pomeriggio di lunedì, era molto conosciuto tra le altre cose anche come grande sostenitore di questa manifestazione. Torre era stato anche componente del CDA della Lucchese, l'anno scorso aveva sostenuto la campagna elettorale di Remo Santini alla carica di sindaco. Torre lascia la moglie e una figlia. Alla famiglia Torre naturalmente vanno le più sentite condoglianze di tutta la Noi TV. La conferenza zonale per l'istruzione della Piana di Lucca ha presentato una nuova iniziativa rivolta ai genitori dei bambini da 0 fino a 6 anni. Lo fa pubblicando due mappe, la prima rivolta ai servizi educativi per la prima infanzia e quindi per i bambini da 0 a 3 anni, la seconda si rivolge invece alla fascia 0-6 anni e presenta le numerose possibilità di crescita presenti nei comuni che compongono la conferenza, ovvero Altopascio, Capannori, Lucca, Monte Carlo, Pescara, Porcari e Villa Basilica. Gran finale, potremmo definirlo, alla Livornese, visti i vincitori per il concorso Canoro La Spiga d'Oro. Si è svolta presso il ristorante Il Granaio di San Pietro a Vico la 12ª edizione del concorso Canoro La Spiga d'Oro. La manifestazione si è sviluppata in 3 serate, le prime 2 di selezione e la terza come gran finale. Il concorso ha visto la partecipazione di tantissimi giovani, aspiranti cantanti di un domani si spera radioso. E proprio per i più giovani gli organizzatori hanno ritagliato una classifica speciale. Il concorso è nato da un'idea di Vittorio Spada, che da molti anni gestisce Il Granaio, ma con tanta passione per il canto. La direzione artistica era affidata a Stefania Pera e la conduzione della serata alla bravissima e brillante Elisabetta Della Santa. A giudicare i cantanti in gara una giuria di alto livello formata da artisti, docenti, manager e giornalisti che hanno sancito la vittoria nella categoria junior di Francesco Antoni, 14enne livornese. E ora mi alzo sui pedali come quando ero bambino, dopo un po' prendevo il volo dal cancello del giardino e mio nonno. Mentre nella categoria senior la vittoria è andata a Costanza Motroni, 18enne livornese anche lei. Per tutti gli appassionati del genere ricordiamo che mercoledì 13 giugno alle ore 21 Noi TV trasmetterà la serata finale della Spiga d'Oro. You will never have to worry.
La sala operativa della Protezione Civile ha diramato un codice giallo su tutta la Toscana per temporali e rischio idrogeologico che va dalla mezzanotte di martedì 12 giugno alla stessa ora di mercoledì 13. I temporali potranno essere anche di forte intensità su tutta la regione e quindi anche in provincia di Lucca, associati a grandinate e forti colpi di vento. Stiava, andiamo in Versilia, Stiava in festa per il nuovo mezzo sociale della Misericordia. Attrezzato con una pedana elettroidraulica, il nuovo doblò inaugurato lunedì sera dalla Misericordia di Stiava resterà a disposizione dei servizi sociali impegnati quotidianamente nel trasporto di anziani e disabili presso ospedali, strutture sanitarie e case di cura presenti sul territorio locale. È un giorno importante per la Misericordia di Stiava e credo che questa sia anche la maniera migliore di chiudere un mandato nel magistrato per me che non mi sono ripresentato, perché abbiamo in una settimana realizzato sia questo obiettivo sia l'acquisto degli ambulatori che noi avevamo incomodato dal comune, che ora sono definitivamente nostri. Un ringraziamento è andato a tutti gli imprenditori che hanno voluto contribuire attraverso una sponsorizzazione della propria attività a questa importante causa. Un nuovo Fiat Doblò attrezzato che per i prossimi 4 anni, grazie ai nostri sponsor, sarà coperto di tutte le spese, assicurazione, casco, tagliandi, gomme, manutenzione ordinaria e straordinaria, in maniera che i meno abbienti, tutti coloro che abitano nel territorio comunale di Massarosa, possano essere aiutati grazie alla flotta dei volontari in maniera totalmente gratuita. Un servizio in più per la nostra collettività, per la nostra comunità, in particolare la comunità di Stiava, ma di tutto il comune. Grazie a questo suggerimento da parte di questa società di mobilità gratuita, che devo dire con molta serietà ha portato avanti questo progetto, e grazie alla Misericordia di Massarosa, di Stiava, che ha colto questa opportunità. Bene, è tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi. Ci fermiamo per una breve interruzione pubblicitaria, ma torniamo subito dopo con le notizie sportive.